abbiamo conosciuto da giovani e gli abbiamo voluto bene. Lo abbiamo seguito nella sua concezione semplice, popolare, eppure così alta della politica. Abbiamo conosciuto un uomo estraneo a ogni compromesso, che più di ogni altro ha conquistato il sentimento popolare, il cuore della gente. E così, stasera, vi raccontiamo la storia di un socialista romantico, di un idealista appassionato, schietto, a volte burbero, ma sempre sincero. Di un militante che ha conosciuto l'esilio, la galera e il confino per lunghi anni. Che è stato capo militare della Resistenza, giornalista, presidente della Camera dei Deputati e, come fosse predestinato, presidente della Repubblica Italiana, con un consenso corale, senza precedenti. Vi raccontiamo un'Italia che ha visto in lui una barriera contro la corruzione, la criminalità, gli scandali. Un'Italia in cui Sandro Pertini è stato avvertito più come un difensore civico, un vicino di casa, piuttosto che la figura lontana di capo dello Stato. Vi raccontiamo la storia di un politico in cui la classe politica non si è mai riconosciuta, ma che ha avuto la stima di tutta una nazione. Di un combattente per la pace e per la libertà, orgoglioso del suo passato, fiero del suo presente, indipendente da ogni partito, ma ben voluto indistintamente da tutte le forze politiche. Un genitore dai modi talvolta un po' bruschi, ma sempre affettuosi, che scende continuamente tra la gente, che riceve ogni giorno al Quirinale centinaia di studenti per insegnare l'ABC della democrazia e della pubblica moralità. Un presidente che allo stadio gioisce come un ragazzino. Gli italiani si riconoscono in lui. Sono così come sono, aperto, con gli amici e con gli avversari. Ecco perché anche alla Camera dei Deputati, quando ero presidente della Camera dei Deputati, i fascisti mi hanno sempre rispettato. E mi hanno sempre rispettato, pur combattendomi anche sul giornale, per questa mia franchezza, per questo mio temperamento molto aperto, per questa lealtà che fa parte del mio carattere. Ho molti difetti, ma qualche virtù l'ho anch'io. Qualcuno lo ha chiamato il vecchio con la pipa, una figura di padre, di nonno rassicurante. Il vecchio con la pipa è il settimo presidente della Repubblica Italiana, un presidente che ha scelto di non salire sul piedistallo del capo dello Stato, ma di rimanere vicino alla gente comune. Nell'uomo che racconta se stesso non ci sono segreti, non ci sono canali misteriosi. C'è una storia lunga un secolo. Una storia a volte drammatica, più spesso una storia d'amore. Buongiorno e benvenuti al Quirinale. Consideratemi un vostro antico amico, che rivedete adesso, stamattina. E quindi fatemi tutte le domande che volete. Anche le più impertinenti, mi chiamo Pertini e quindi diciamo. Una storia che comincia da molto lontano. Verrebbe da dire: c'era una volta.
Entro Terra Ligure, comune di Stella, vicino Savona, Alessandro Pertini nasce su questi monti attaccati al mare. Gente semplice, lavoro duro. Gli italiani in quel lontano 25 settembre 1896 sono 31.487.000. La vita media è di 42 anni. Un cittadino su quattro è analfabeta. Il piccolo Sandro non è tagliato per questa vita antica come quella della sua gente e va a scuola dai salesiani. La sua è una famiglia benestante. La mamma, Maria Muzio, a cui Pertini è legatissimo, e il padre, Alberto, sono proprietari terrieri e gli consentono di proseguire gli studi anche al ginnasio. Il suo professore di filosofia, il socialista Adelchi Baratono, lo avvicina da subito agli ambienti del movimento operaio ligure. Si iscrive a giurisprudenza, ma nel 1917 il generale Cadorna lo chiama. Tutti i soldati in possesso di un titolo di studio devono partecipare alla Prima Guerra Mondiale in veste d'ufficiale. Pertini parte alla guida di una compagnia di mitraglieri. Nel dopoguerra frequenta la sezione del Partito Socialista, Federazione di Savona. Riprende gli studi e si laurea in giurisprudenza a Modena e poi in scienze sociali a Firenze con una tesi sul movimento cooperativo. Giovane militante, partecipa alla vita delle sezioni. È schietto, sa parlare bene, è affascinato dalla figura di Filippo Turati, fondatore del Partito Socialista, il maestro. Noi vi andiamo incontro! 1925. Sono passati 3 anni dalla marcia su Roma. Per i deputati fascisti, quello di Mussolini è un trionfo definitivo e irreversibile. La crisi, seguita alla scoperta del delitto Matteotti, è superata. Adesso, contro l'opposizione, il governo fascista usa la forza dello Stato e quella delle squadre d'azione. È la fine della libertà, è l'inizio della dittatura. I partiti d'opposizione, la stampa e le organizzazioni sindacali sono ridotti al silenzio. L'assassinio del deputato socialista lascia in Pertini una traccia profonda. La lotta per la libertà diventa adesso un dovere assoluto. La militanza politica ha il carattere di purissima religione. Si iscrive al Partito Socialista Unitario e pretende che sulla tessera ci sia la stessa data della scomparsa di Matteotti. La prefettura di Savona lo bolla come avversario irriducibile del regime fascista, un socialista unitario pericoloso. Il 3 giugno 1925 Sandro Pertini diffonde un volantino contro il regime, titolo «Sotto il barbaro dominio fascista», in cui denuncia le responsabilità di Mussolini nel delitto Matteotti. Una spiata ai carabinieri e l'arresto è immediato, ma può beneficiare di un'amnistia e viene scarcerato. Viene più volte aggredito e bastonato. Il 1 maggio 1926, dopo l'ennesimo attacco, Pertini viene ammonito dalla polizia. La cravatta rossa aveva provocato gli squadristi. È considerato pericoloso per l'ordine pubblico e il Tribunale di Genova lo condanna a 5 anni di confino. Per evitarlo, si rifugia a Milano, a casa di Carlo Rosselli. I due decidono di far evadere dagli arresti domiciliari Filippo Turati, considerato per la sua statura politica e